sei? No, 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 aspetta, no, 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 Paolo, non inserirti, no. Allora le domande le faccio io. Matteo Centurioni si è entrato in campo a freddissimo, se non mi sbaglio, non si sta riscaldando proprio. Sì, lui era fermo, sì, sì. Poi di solito Andrea ce la fa sempre, invece insomma stavolta ho visto questa distorsione alla caviglia, speriamo non sia molto grave. Insomma, senti, una partita difficile, l'avversario si è entrato proprio sui livelli dell'Atalanta. Sì, sì, un avversario sicuramente forte, un modo di giocare simile al nostro, sono un giusto mix di giocatori giovani esperti, corrono parecchio, si coprono bene, partono bene, una squadra che ha fatto la sua la partita di Novara, che però insomma ha risposto bene come sempre e ha avuto sicuramente più occasioni da gol dell'Empoli e ha provato di stare bene e quindi insomma ci prendiamo questo pareggio che, considerando tutta la serie di risultati che abbiamo fatto. Infatti ripensando alla gran mole di gioco che ha fatto dall'Empoli, poi oltre al gol mi ricordo una grossa occasione per Coralli alla fine del primo tempo, poi per il resto non mi vengono in mente adesso delle opportunità clamorose. Sì, anche, mi sembra anche a me, c'è stato appunto questo colpo di testa e l'occasione del gol e per il resto forse hanno avuto la sublimazione del possesso palla, però come spesso accade siamo stati noi a avere più occasioni del gol per colore. Però insomma peccato per non aver raddoppiato con Pablo poco dopo il gol, però insomma dai, ci sta, stiamo facendo sempre qualcosa di eccezionale, quindi ci sta di pareggiare con una squadra di valore. No, senti, una domanda un po' più in generale, non c'è stato tifo da parte della Turba Nord, non so se sai le motivazioni, perché non è stato concesso di utilizzare un certo tipo di coreografia per questa partita. La domanda che mi viene da farti è, un giocatore esperto, la mancanza di rapporto del tifo continuo del pubblico incide o no? E se sì, quando? Beh, direi che quest'anno allo stadio ci sono tanti spettatori e si sentono, quindi è normale che quando magari fanno un po' meno confusione tra virgolette, magari può mancare quel 1 per 1000 di così insomma di essere trascinati, però dai, quando sei dentro il campo non stai ad ascoltare più tanto. È il contorno che comunque fa piacere di sicuro, insomma adesso io poi ne conosco le motivazioni, quindi anch'io non entro nel merito, non saprei cosa dire. Grazie. Prego.